Amici di Telidea, buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Montespaccato, quartiere di Roma, dove oggi si incontreranno per la 13ª giornata del campionato di Serie D Girone le formazioni di Montespaccato e Pianese. Le formazioni stanno entrando in campo in questo momento agli ordini del signor Tomasi, assistente De Palmas e Cantato. Dall'altra parte completamente, bella palla dentro l'area, prova il cross, il raso terra, grande occasione per il Montespaccato, sumano 9, Vitelli che apre sulla destra, cross troppo sul portiere che però, mamma mia, grande seconda occasione, un'altra incertezza al quarto minuto, lancio bello, profondo, sempre ancora su Vitelli. Vitelli sulla destra, la mette nel mezzo, anche questa è una grande occasione. Cocò apre immediatamente per la fascia, tocca indietro, la mette nel mezzo, troppo sul portiere. Tassi si accartoccia, abbranca la palla e rispedisce al mittente. Come sempre su Vitelli da quest'altra parte. Prova la botta, ma Balli è lì. E siamo esattamente al 26esimo del primo tempo. Bella palla di Cocò, Rinaldini, Menga fa calcio d'angolo per la formazione della Pianese. Rinaldini ancora, Cocò, Rinaldini, botta, grande, mamma mia che si è visto. La collata di destro e l'ha messa nella ragnatela, nulla da fare. Un siluro, un tracciante, un tiro balisticamente perfetto, si diceva una volta da antologia calcistica. Perfetto, si è andato a incrociare l'estremo difensore destro pieno sulla ragnatela del palo di destra. Ha fatto ancora quel Rinaldini, mamma mia! Fallo in attacco. Ma l'hai visto che ha fatto in corsa, in velocità, senza pensarci due volte, botta di destro, grande confusione, bella, mamma mia che occasione anche questa, e questo è un giocatore. Ancora Rinaldini, apre immediatamente dall'altra parte, cerca palla ancora, dentro l'area, è ripartito, palla al piede, mamma mia che parata, Menga è lì nella mischia, siamo lì, Lepri anche, tutti. Botta ancora ribattuta, incredibile, mamma mia, occasionissima della Pianese, occasionissima a girare il secondo palo, portiere l'ha costretto a mandarla in fallo laterale dall'altra parte, Rinaldini addirittura ha tentato la rete dal calcio d'angolo, tacco a Menga, in profondità Rinaldini, la mette nel mezzo a Menga, wow! Bravissimi. Che cioccolatino che gli ha messo, bara, come direbbe Angelo Nai. Questo è il calcio, signori. Stop e mette giù. Giochino di gambe, va nell'angolino sicuramente. Bello, che lavoro, ragazzi. Avete visto? Si chiama quella giocata? La Veronica. La Veronica di Rinaldini. Ma farla al 90esimo dopo aver speso tutto quello che ha speso non è un giochino da tutti, insomma. Finita la partita. Il signor Tomasi decreta la fine di questa gara qui da Montespaccato e mister Bonuccelli sta già abbracciando i suoi ragazzi. Che dire, Giacomo? Dico che questa è una grande e ulteriore prova di maturità per la squadra di Bonuccelli. Ci sono delle partite dove vanno giocate bene, alcune dove bisogna imporre il gioco, altre dove bisogna soffrire. Oggi è stato questo caso, la Pianese ha vinto meritatamente alla fine, anche se ha sofferto e ha saputo soffrire. Porta a casa a Piancastagnaio 3 punti eccezionali in un campo ostico dove quasi nessuno è riuscito a passare e dove pochi secondo me faranno risultato. Arriva al big match di domenica contro l'Arezzo, penso nelle migliori condizioni fisiche, atletiche e di classifica. Tanto di cappello alla squadra di Bonuccelli che è riuscita nell'arco di questa stagione a fare partite fantastiche e gagliarde come quelle contro il Livorno la settimana passata e vincere 3-0, e come oggi una giocata di un grande Rinaldini, di una grande sua individualità, probabilmente il migliore in assoluto, anzi senza probabilmente, sicuramente riesce veramente a tirar fuori il meglio da questo gruppo che è meritatamente in testa alla classifica dopo 13 giornate di campionato. Pertanto da Montespaccato, Mauro Rubani, Moriano Micheli e Giacomo Testini vi abbracciano e vi danno appuntamento per le prossime occasioni. Ciao!
Con mister Vitaliano Bonuccelli siamo nella press zone, la Pianese ha vinto 1-0, una partita fondamentale per la corsa al primo posto in classifica. Mister, noi dalla tribuna stampa abbiamo avuto un'impressione oggi. Allora, nelle altre partite, in tante altre partite la tua squadra ha prodotto un calcio eccellente, ha segnato tanti gol. Oggi era la partita in cui bisognava soffrire, in cui bisognava avere anche quel pizzico di fortuna. Tutto ciò è arrivato, con una grande poi individualità di Damiano Rinaldini che ha siglato una rete favolosa. Ci sono quelle partite come quella di oggi che si portano a casa con le unghie e con gli artigli, ma valgono sempre 3 punti, forse anche qualcosa di più oggi. Analisi precisa, e abbiamo sofferto credo 20 minuti dove abbiamo rischiato di andare sotto. Dobbiamo, secondo me, quando soffriamo dobbiamo soffrire un pochino meno di quello che è successo oggi. Dopo credo la partita si sia un po' stabilizzata, anche se il primo tempo siamo stati ancora un po' lunghi, poi c'è stata una giocata di giocatori che abbiamo, questo lo sappiamo, Damiano ha fatto un gran gol. Credo che il secondo tempo la squadra sia venuta fuori, abbiamo subito credo nemmeno un tiro in porta, solo forse un calcio d'angolo, abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti e questo credo che quando sei primo è chiaro che non siamo la Juventus in Serie D, quindi chiaramente le partite, come hai detto te, a volte bisogna soffrire, avevamo già sofferto altre volte, oggi forse nei primi 20 minuti un pochino di più anche per il discorso del campo un pochino più stretto, però credo che il secondo tempo i ragazzi siano stati bravissimi e non ci sono più aggettivi, perché oggi mi piace rimarcare anche il fatto della vittoria del gruppo, perché ha giocato Pinto una partita dopo credo 3 mesi, si è sempre allenato, non ha detto una parola e oggi credo abbia fatto una grandissima partita. Il gruppo, il segreto probabilmente di questi grandi risultati, la classifica parla chiaro. Domenica c'è il big match, si arriva a questo scontro diretto, penso, nelle migliori condizioni fisiche, atletiche e mentali, insomma, poi sarà il campo a decretare chi più meriterà di vincere, così come la stagione. Però direi che il percorso è quello giusto da fare e ora aspettiamo gli Amaranto in questa festa del calcio, festa dello sport. Sì, speriamo di assistere a una bella partita. Io, come dissi con Livorno, questa volta credo e spero ci siano i tifosi, e così almeno anche i ragazzi potranno disputare una gara davanti a una cornice importante. Noi, che devo dire, è chiaro che questa partita, come ho detto con Livorno, risulterà credo più decisiva per l'Arezzo che per noi, perché se noi dovessimo fare il risultato pieno, insomma, il campionato è sempre lunghissimo, però insomma 8 punti cominciano a essere un distacco importante. Quindi noi 8, 5, 3, noi giochiamo sempre nel solito modo, anche oggi a volte ci riesce, a volte no, e quindi ultimamente ci è riuscito discretamente e soprattutto in casa, e quindi siamo consapevoli di andare a affrontare una grandissima squadra, però noi con le nostre armi cercheremo di ribattere colpo su colpo. Oggi mancava Kondai, che era uno stato di forma eccellente, mancava Grifoni, è uscito Elia per infortunio, anche Cuoco ho visto aveva problemi credo al collo, se non ho visto male. Ci può dire come stanno i ragazzi, anche se ovviamente c'è una settimana, ovviamente poi dopo lavoreranno i fisioterapisti per rimetterli nelle migliori condizioni, sempre perché quando si sfida una corazzata come l'Arezzo, se siamo al completo sicuramente è tutto che di guadagnato. Allora, Giulio Grifoni c'è un problema sotto il piede, è in via di guarigione, speriamo che possa essere disponibile. Aldo ha avuto un problemino venerdì al retto femorale, abbiamo deciso di non rischiarlo perché aveva già avuto un infortunio nella stagione precedente. E Polidori, non lo so, Polidori speriamo che non sia niente di grave, ha sentito però qualcosina all'adduttore e non so se ci sarà disponibile domenica. Però io non parlo mai degli assenti, siamo 21, 22, 25, quelli che siamo, hanno giocato quasi tutti, chi più chi meno, si sono sempre fatti trovare pronti sia durante la settimana che la domenica, quindi questo sarà ancora, lo dirò ancora un'altra volta, cioè noi chiunque ci sia andrà a provare a fare una partita gagliarda dove vogliamo provare a vincere, se ci riesce, se non ci riesce analizzeremo quello che avremo fatto di male, però credo che ad oggi il percorso di questi ragazzi sia straordinario. L'ultimo a uscire dagli spogliatoi, ma il primo per quello che riguarda la tecnica, la tenacia, la voglia di lottare, la qualità del gioco, anche oggi una rete meravigliosa, e poi ne stavamo parlando anche all'interno degli spogliatoi con Damiano Rinaldini, almeno 5 colpi di tacco smarcanti, uno stato di forma eccezionale, incrociamo le dita, speriamo che duri, però questa Pianese ti fa togliere delle belle soddisfazioni, Damiano. Ma sì, dai, è uno stato di forma eccezionale un po' di tutti, della squadra, come anche oggi abbiamo dimostrato, sappiamo interpretare sempre al meglio le partite. Oggi era stata una partita difficilissima, forse anche per il fatto che non siamo riusciti a trovare la seconda rete, questo ci ha un po', diciamo, più che penalizzati, ci ha costretto a difenderci, come giusto che sia.
però anche oggi siamo stati davvero bravi a tenere stretto il risultato fino alla fine. Domenica arriva l'Arezzo, l'altra antagonista perlomeno per questa prima porzione di stagione, queste prime 13 giornate di campionato. Ora il gap è importante, diceva mister Bonuccelli, che è più fondamentale per loro che per noi. Sei d'accordo con questa analisi? Non so, ti posso chiedere se secondo te è già decisiva o se è veramente troppo presto? Ma sicuramente è importante per entrambi, come lo sono tutte le partite d'altronde. E che devo dirti? Ci sono tre punti in palio importantissimi, senza dubbio, però è sicuramente presto, perché alla fine non siamo nemmeno a metà campionato e i punti di vantaggio ora sicuramente ci rendono anche orgogliosi e magari ci possono anche permettere di interpretare la partita con un piglio, diciamo, più con un coraggio maggiore. Però noi dobbiamo fare la nostra solita partita come giusto che sia, perché ci divertiamo, ci troviamo bene, stanno arrivando anche i risultati, quindi noi faremo sicuramente la nostra solita partita e vedremo come andrà. Ecco, contro il Livorno abbiamo sofferto, contro il Livorno abbiamo fatto una gran partita, oggi contro il Monte Spaccato in trasferta, in quel di Roma era più una partita di contenimento, di sofferenza. Che settimana sarà invece questa che separa la Pianese dall'Arezzo? Sarà una settimana normale, svolgerete i normali lavori di allenamento oppure la preparerete in maniera diversa? Quello che si può dire, non vogliamo svelare ovviamente le tattiche tra virgolette segrete della compagine bianconera delle Zebrette. Ma questa è una domanda che va fatta un po' al mister, sinceramente. Comunque no, io credo che sappiamo che è una partita importante, però è anche giusto interpretarla anche la settimana come abbiamo fatto fino adesso e renderla anche una partita come le altre. Quindi io credo che sicuramente il lavoro settimanale sarà come al solito, ecco. Stasera festeggi? Festeggeremo in qualche modo, dai. Festeggeremo, sì. Quindi con tutto il gruppo, con la squadra. Vediamo, se organizziamo qualcosa, vediamo. Va bene, grazie. Grazie a voi. Con il mister del Monte Spaccato per analizzare questa sconfitta, o meglio questa vittoria della Pianese, ovviamente ai Blues vanno fatti complimenti per il ritmo, per la tenacia e per un primo tempo in cui sicuramente meritavano il vantaggio in almeno tre occasioni. Coach, qualcosa da recriminare sicuramente c'è, perché ovviamente se dopo due o tre minuti la sua squadra passava in vantaggio non avrebbe rubato niente, chi lo sa, con i secchi in mano non si fa il calcio, però probabilmente sarebbe stata una partita completamente diversa. Allora, diciamo che il nostro, come posso dirvi, è ogni gara che è così per noi, sinceramente, partiamo molto bene, creiamo tanto, purtroppo è un periodo che non facciamo gol. Ho un gruppo di ragazzi fantastici che dà sempre l'anima, è stata una partita preparata perfettamente da parte dello staff, da parte dei ragazzi, si è visto, io penso tutto il primo tempo abbiamo fatto molto molto bene, poi il gran gol di Rinaldini, che è un signor giocatore che in pochi anni in questa categoria, però credo che questi ragazzi stanno lavorando molto bene e se fossimo andati in vantaggio non avremmo rubato nulla, ma non di un gol, di due o anche tre gol, sinceramente abbiamo schiacciato comunque la Pianese. L'abbiamo detto, questo sì, ovviamente è giusto sportivamente parlando. L'unica cosa è che un secondo tempo, concordiamo con quello che ha detto lei assolutamente, il secondo tempo forse anche per un po' di calo fisico, perché quando giochi con la prima della classe non è facile, ovviamente ci sono gli avversari, forse ci attendevamo ancora una reazione ancora più rabbiosa della sua squadra. Allora, ci sono due motivazioni da tenere in conto. Una è che c'è una psicosi da parte nostra, nel senso, fatto sta, non facciamo gol da tante giornate, o che siamo il peggior attacco di tutta la Serie D a livello di numeri parlo, non di prestazioni. E questo crea comunque fatto un disagio a tutto l'ambiente, logicamente sappiamo che se si va sotto diventa complicato riprendere, perché non abbiamo purtroppo nelle corde quel gol così all'improvviso come è stato il vostro calciatore. Seconda cosa, ho visto tante partite comunque della Pianese, una squadra che spesso in trasferta fa 3-4 gol abbondanti, per cui andare a fare gli spregiudicati e tornare con l'imbarcata non sarebbe stata una cosa tanto saggia. È normale, qualcosa ci manca a livello, ma non di qualità, perché noi siamo un gruppo serio, ripeto, professionale. Il problema è che ci dice anche male, oggettivamente ci dice molto male. Io sono fiducioso che questi ragazzi danno sempre l'anima, ma si dimostra, non è da Poggi Bonzi a dominare la gara specialmente nel primo tempo, poi è normale, vai sotto, troviamo squadre forti e attualmente più forti di noi, ci sta tutto. Vanno fatti i complimenti alla Pianese, perché comunque è stata molto abile a soffrire, reagire comunque alla grande a queste difficoltà. Bisogna lavorare, io so soltanto questo, purtroppo ho poche cose da dire, perché la prestazione secondo me per 50 minuti è stata maiuscola, certo. Maiuscola veramente, sembravamo noi la capolista, non per offendere nessuno, ma certo. Eravamo noi la capolista, certo. Intanto. Però fa parte del gioco, dobbiamo cambiare qualcosa, non so, valuteremo con lo staff tutte le situazioni. Ecco, questo cambiare qualcosa, le facciamo una domanda anche poco comoda probabilmente, sul mercato
famoso detto di riparazione, si può sperare che arrivi qualcuno magari appunto anche là davanti per far sì che questa rosa diventi veramente competitiva, perché in fase difensiva, in fase centrale sicuramente oggi non ha assolutamente demeritato contro la prima della classe. Con qualche gol in più probabilmente saremo nella parte sinistra della classifica, chi lo sa. Ha detto benissimo, fatto sa con i secchi in mano non si fa calcio. Stiamo parlando della società, dei vari acquisti da fare, adesso è prematuro, pensiamo alla partita che è stata oggi e penso a martedì andremo a pensare anche al mercato, questo quanto.